Buongiorno ragazzi, oggi vi spiegherò come creare un'infografica a partire da una slide di Google Presentazioni. Per fare questo portatevi sul vostro Drive dell'account istituzionale, cliccare su Nuovo e quindi su Presentazione. Andiamo a creare una diapositiva il cui layout, l'organizzazione della diapositiva sia vuoto. Quindi andiamo sul layout, poi su vuoto. A questo punto cambiamo l'orientamento della nostra infografica, poiché la maggior parte delle infografiche sono organizzate con la pagina verticale. Andiamo su File, quindi su Impostazione pagina. E andiamo su personalizzata e mettiamo 14 da questo lato e 25 nell'altro riquadro. Clicchiamo su Applica e in questo modo avremo la nostra infografica verticale. Dopodiché possiamo inserire un titolo andando su casella di testo e inseriremo il titolo dell'infografica. Naturalmente poi lo possiamo personalizzare mettendo il titolo centrato, in grassetto, cambiando il carattere, aumentando anche le dimensioni del carattere. Dopodiché possiamo inserire il nostro elenco puntato oppure numerato. Andando nella barra degli strumenti, clicchiamo su l'elenco puntato. Quindi inseriamo la prima regola, seconda regola e così via fino alla fine. Vi dicevo che è molto carino inserire nell'infografica delle immagini vettoriali. Per fare questo è necessario andare su Pixabay, io ce l'ho già nell'anteprima di Google. E nell'home page di Pixabay andiamo a selezionare immagini vettoriali, perché le immagini vettoriali sono quelle che si utilizzano per le infografiche. Mettiamo che dobbiamo cercare un'immagine vettoriale con degli alberi. Ed ecco qua. Per intenderci, le immagini vettoriali sono quelle che appaiono scontornate. Quindi clicchiamo sul nostro albero, effettuiamo il download. Clicchiamo non sono un robot, dopodiché scarichiamo la nostra immagine. Quindi torniamo alla nostra presentazione e andiamo su Inserisci immagine, carica da computer, e andiamo a ritrovare la nostra immagine laddove l'ha scaricata. Clicchiamo su Apri, con i quadratini di ridimensionamento possiamo rimpicciolire la nostra immagine e metterla accanto al punto elenco che a noi interessa. In questo modo l'infografica sarà molto carina perché non avrà immagini con contorno, quindi sarà molto più elegante. Quando abbiamo finito di realizzare la nostra infografica e vogliamo realizzare l'immagine, basta andare su File, andare quindi su Scarica e scaricarla nel formato desiderato. Normalmente le infografiche sono o con questa estensione, sono immagini JPEG, o sono immagini PNG, ma possiamo fare anche un documento PDF se vogliamo. Carichiamo la nostra infografica come immagine JPEG ed ecco qua la nostra infografica. Andando a trovare la nostra infografica, Google Slide la scarica come presentazione senza titolo, quindi noi possiamo cambiare il titolo andando su Rinomina e quindi inserendo il titolo che vogliamo dare alla nostra infografica, quindi infografica albero. Ed ecco qua la nostra infografica realizzata con Google Slide.